Quest'arma fa schifo, ma è tipo una delle peggiori di tutto il gioco. Vosk's Death Grip, o presa mortale di Vosk. Questa è una delle poche armi che ha il nome tradotto in italiano quando giochiamo. Cosa fa questo shotgun e perché è una delle armi peggiori? La Vosk's Death Grip è una delle armi peggiori di tutto il gioco, è una Maliwan, può essere di qualunque elemento a parte non elementale, e allo stesso tempo è una delle armi con i proiettili esteticamente più belli. Quello che fa è abbastanza complicato. Di base ha un fuoco secondario che, dove colpite con il proiettile, crea una singolarità. In teoria dovrebbe tenere fermi i nemici, praticamente li spara via lontano. Per cui già lì capite l'inutilità del fuoco secondario. Per quanto riguarda l'attacco principale di quest'arma, invece, il Vosk va a sparare una serie sempre pari di proiettili che andranno a piazzarsi a mezz'aria, attaccarsi un nemico o attaccarsi per terra in base alla distanza che hanno viaggiato, e poi si collegheranno con un fascio di energia. Se vi è almeno un nemico abbastanza vicino da dire se fa un passo ci cammina dentro e fa danno, allora tutto questo accadrà. Se invece lo sparate nel nulla e i proiettili si attaccano per terra e non rimangono sospesi a mezz'aria, allora i proiettili esploderanno facendo un danno minimo e basta, senza fare la catena. Questa catena di energia che viene fatta tra i vari nemici farà costantemente danno e sarà sempre con una forma un po' casuale, diciamo, però potete ben capire le sue limitazioni. È bellissima questa catena, ma prima di tutto l'arma ha un range super limitato, la catena ha un danno pessimo e in più non si sposta, quindi i nemici fanno un passo ed escono dalla zona di danno e voi non ne fate più con quel colpo. Certo, potrete usare la versione congelante, come sto facendo io, che rallenta se non congela i nemici, e comunque non è sufficiente. La singolarità non tiene i nemici fermi, perché li aspira e li spara via in malora dall'altra parte della stanza. E in tutto questo, la presa mortale di Vosk consuma 6 munizioni per colpo. 6. Perché? Che non fa danno, ha un fire rate osceno e inutile, bisogna caricare ogni singolo colpo, eccetera, eccetera, eccetera. Non si sa. Ma non è nemmeno questa la cosa più strana. Aspettate di sapere dove si trova. Prima di arrivare a quello, però, su quali build può funzionare? Praticamente su nessuna. Mosu o Amara possono avere qualche speranza in più tra il regen di munizioni e il danno elementale, ma quest'arma veramente non merita di essere usata. Va buttata perché fa assolutamente schifo. Il dove trovarla? Quest'arma è un'esclusiva modalità Chaos 4 o superiore. Una roba così pessima è un'esclusiva. La potrete trovare andando a sconfiggere Troy alla Grande Cripta con un 30% di drop rate, appunto, a Chaos 4 superiore. È completamente inutile. Per un God Roll dovrete trovarne una che abbia 26.783 per 6 danni. 6 di caricatore e 6 munizioni per colpo, quindi dovrete anche ricaricare ad ogni colpo a meno che non rigeneriate le munizioni o abbiate un caricatore esteso.